E adesso, per iniziare, parliamo di una crisi senza precedenti, colpisce il cuore pulsante dell'agricoltura ionica, i viticoltori. Ma c'è chi non si arrende, nasce AVI, un'associazione che promette di difendere i diritti e il futuro di un intero settore. Vediamo il servizio di Davide Re. La sala consigliare del Palazzo di Città di Manduria ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dell'AVI, l'associazione dei viticoltori indipendenti che promette di diventare un riferimento per il settore vitivinicolo ionico. Un luogo che non è stato scelto a caso, poiché rappresenta il cuore decisionale della città che dà il nome alla principale qualità di uva prodotta sul territorio, il primitivo di Manduria. A sottolineare questa unione è la presenza del sindaco Gregorio Pecoraro, che ha voluto dimostrare il pieno sostegno dell'amministrazione comunale alla nuova associazione. Manduria è stato, porta il nome del DOC e porta anche il nome del paese. È stato sempre al centro per tutte le attività che è stata svolta per questo prodotto, nell'interesse del prodotto, per cui Gioco Forza è il luogo dove si deve discutere, si deve serenamente e si devono fare delle proposte sempre a tutela di questo nostro prodotto che ce lo invidio nel mondo, il primitivo DOC di Manduria. In un mercato del vino sempre più dominato dalla speculazione dei grandi gruppi industriali, i viticoltori dell'area ionica si trovano a fare i conti con un crollo pilotato dei prezzi delle uve. A peggiorare la situazione, il continuo aumento dei costi aziendali fissi e un conseguente impoverimento del valore dei terreni, che sempre più spesso finiscono in vendita. A guidare questo nuovo progetto è Michele Schifone, presidente dell'associazione, che ha illustrato ai presenti le linee guida e le ambizioni di questa iniziativa. Lo scopo principale è quello di tutelare il reddito dei viticoltori, perché non nascondiamo che in questo momento abbiamo delle difficoltà importanti. Bisogna tutti insieme, non, sicuramente un'associazione che non deve fare la concorrenza a nessun altro, e sicuramente bisogna raccogliere tutte quelle che sono le notizie che si devono confrontare con tutte le altre associazioni e anche tutti gli attori delle filiere, per fare in modo che questo territorio ritorna di nuovo a dare quel giusto valore che c'è stato da sempre.